Sole a Catinelle ha sbancato al botteghino nel 2013 con quasi 52 milioni di euro, ma ora la gloria e la popolarità ottenute da Checco Zalone potrebbero lasciare spazio ad una serie di annose questioni legali. Lanza infatti riporta la notizia che Alex De Vietro, un giovane scrittore di 22 anni, ha presentato un esposto alla procura di Taranto accusando il comico di plagio. Stando a quanto dichiarato dal suo legale, l'avvocato Fabrizio Lamanna, il film prenderebbe pedissequamente il nucleo individualizzante di un manoscritto di creazione del De Vietro e depositato in data 13 giugno 2012 presso l'ufficio della SIAE. In particolare, fa ancora sapere, emergerebbero almeno tre atti che possono definirsi individualizzanti dell'opera stessa. Checco Zalone ha difeso Sole a Catinelle e la sua buona fede su Facebook con un post ironico e per nulla pacificatorio in cui ha lanciato un bizzarro avvertimento. Quindi, cari sceneggiatori, scrive, se scrivete una storia in cui il protagonista alla fine muore, sappiate che i diritti sono dei signori Marco, Matteo, Luca e Giovanni, riferendosi sarcasticamente ai quattro evangelisti.